in collaborazione con Provincia di Ancona, una provincia alla moda. Ed il cost del geometra Luigi Catalano. Proveremo a capire come nasce una calzatura, lo faremo all'interno dell'azienda Lori Blu, poi le sfilate di Marester, le sfilate di Gianmarco Lorenzi. Avremo Giampiero Galeazzi che ci parlerà di sport e moda. Questo e tante altre sorprese per l'appuntamento con TV Centro Moda, dopo la sigla. La bellezza è la vita. Quando la vita disvela il suo volto sacro. Ma voi siete la vita e siete il vero. La bellezza è l'eternità che si contempla in uno specchio. Ma voi siete l'eternità e siete lo specchio. Come avrete capito, parliamo di scarpe oggi, un libro di John Peacock con illustrazioni di 1000 anni di scarpe realizzate in giro per il mondo. Benvenuti a TV Centro Moda, l'appuntamento che lo studio Art & Work di Iesi ha voluto insieme al sottoscritto, insieme a TV Centro Marche, per dare spazio alle eccellenze della moda marchigiana, spazio a tutte quelle aziende, quelle boutique, quegli addetti ai lavori, quegli eventi, quelle sfilate che meritano la giusta ribalta nelle Marche, che vogliono farsi conoscere nelle Marche, in Italia e nel mondo. Noi siamo entrati, tanto per cominciare, all'interno di una di queste realtà fondamentali della Regione Marche. Siamo nel distretto della calzatura, a Porto Sant'Elpidio. Andiamo, Lori Blu. Sono nel cosiddetto distretto della calzatura marchigiana, nella ancor giovane provincia di Fermo, per incontrare un'azienda leader, Lori Blu, nata 34 anni fa da Graziano e Anna Rita Cucco, un fatturato in continuo aumento, 25 milioni in previsione, dipendenti in aumento, oltre 110, distribuisce i suoi prodotti in tutti i paesi, o perlomeno in gran parte dei paesi del mondo. Sto per incontrare la signora Anna Rita, che cortesemente ci ha aperto le sue porte per farci vedere come nasce una calzatura. Anna Rita, in questo angolo all'interno dell'azienda nascono tutti i suoi gioielli. Sì, naturalmente ci sono qui i ragazzi che disegnano e creano insieme a mio marito le nostre collezioni. In un anno quanti modelli nascono? Ogni campionario almeno facciamo dagli 800 ai 1000-1200 pezzi, poi vengono selezionati, quindi oltre a 1000-1200 ogni stagione. Il campionario esce ogni? A marzo per l'invernale e settembre per l'estivo. Quindi per arrivare ad un capo di quelli famosi che le nostre amiche da casa conoscono perfettamente,
bisogna produrre 2000 modelli più sì, o meno. Più o meno, sì. Poi la selezione come avviene? Avviene tramite il nostro team di ragazze che le provano, le indossano e facciamo le votazioni, quelle che piacciono, non piacciono, insomma, è un po' fatto tutto in famiglia. Quindi qui siamo proprio nell'incubatrice dove nascono i modelli, ma poi li andiamo a sviluppare. Andiamo. Concepito e nato l'embrione, qua cosa succede? Questo è legno. Questo è legno, vengono fatte le forme con la lima, la raspa, vengono tutte limate, gli viene data la forma, la calzata, e quindi proprio sul legno viene aggiustato e fatto il primo prototipo. Quando la ragazza lo prova, lo indossa, si aggiusta dove fa male, dove tocca, dove non è correttamente a posto, e poi ecco ci si prova il tacco e ci si prova tutto, quindi dal legno nasce il primo prototipo di una forma. Che meraviglia pensare a un'azienda importante come Lori Blu, a una produzione così importante, e vedere che ogni capo nasce proprio con il legnetto, con la raspa. Sì, con la raspa. Andiamo in fabbrica. Anna Rita, pronta la struttura ricavata dal legno, qua cosa avviene? Viene il taglio delle tomaie. Tomaia realizzata in base a colori, pelli che voi scegliete. Nappe. Voi producete scarpe per uomo o donna? Sì, soprattutto donna. Soprattutto la famosa, il famoso sandalo. Il famoso sandalo gioiello. Lo vedremo tra poco. Sicuramente. Lo vedremo, lo vedremo. That's M-O-N-E-Y, so sexy I... Dove è un piacere vedere le signore che lavorano proprio con ago, filo e macchina da cucire. Cosa avviene? Il reparto orlatura, dove vengono assemblati i pezzi tagliati e viene formata la tomaia già costruita, quindi in questo caso parliamo di uno stivale. E il montaggio della tomaia sulla suola viene proprio fatto a mano. A mano ancora. Quanto tempo ci si impiega? Ma secondo i modelli, sicuramente il sandalo gioiello dobbiamo curarlo molto di più. Eccolo il sandalo gioiello, che è diventato un po' un simbolo della vostra produzione, Anna Rita. Beh, sicuramente è il leader, è il nostro cavallo di battaglia. Distribuito in tutto il mondo? Sì, Russia, Canada, Australia. Una volta mi raccontò in un convegno che lei andò a vendere i sandali in Russia quando i russi andavano ancora tutti con i polacchini. È vero. Coraggio, spregiudicatezza, incoscienza. Come ci ha pensato? Beh, comunque siamo stati premiati. Oggi siamo il leader nel settore delle calzature. Siamo tra i marchi più conosciuti. Da questa balconata si ha veramente una sensazione positiva, perché si ha l'idea di un'Italia che lavora, di un'Italia che produce, di un'Italia positiva, Anna Rita, della quale spesso oramai non siamo più abituati a sentir parlare. Senti, ma queste scarpe italiane, nelle boutique italiane, costano un po' troppo secondo te? Hanno il prezzo giusto? Hanno il prezzo giusto se è veramente un made in Italy. Vengono lavorate internamente tanto. Viene presa in mano la scarpa tante volte, viene rifinita tante volte, e per questo ha un prezzo
così alto. Quanto costa una scarpa Lori Blu, un sandalo Lori Blu in media in Italia? In negozio dai 400-500 euro. A Mosca? Qualcosina in più. E negli Emirati Arabi? Ancora di più. E per parlare di moda in studio un ospite che ho davvero tanto 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 piacere di avere. Guardate prima queste immagini, era il 7 novembre ultimo scorso. Elisa in bersaglio non valido. L'attacco di Elisa Di Francesca. Elisa Di Francesca tocca, chiude l'assalto 15-11 e si laurea campionessa del mondo, quasi incredula. Da fuori Elisa Di Francesca, che ha dimostrato davvero di aver ormai completato il suo percorso, il suo itinerario per raggiungere il vertice di questa specialità, e dunque primo titolo mondiale per Elisa Di Francesca. Allora Elisa dire... Di Francesca, campionessa del mondo. Ciao Elisa. Ciao, benvenuta in grazie. Studio. E con noi ospite Marco, come grazie. Al solito vogliamo abbellire il nostro studio con un modello importante. No? Tu fai fioretto, spada, no? Niente, nada. Altri sport, Marco? Di tutto, di più, dal nuoto, calcetto. E poi l'amore, l'amore. Ma questo è un altro... Questo è un altro discorso. Non deve mancare mai. Questo poi... ne parleremo più avanti. Elisa, campionessa del mondo, fioretto, fiamme oro, giusto? Sì. Ecco. Quando hai vinto non hai festeggiato. Perché dicono che non ti eri resa conto di quello che ti era successo? No, subito è stato difficile, anche perché l'azione di attacco che avevo tirato era un'azione che poi Arianna Enrico, la mia avversaria, in finale ha contestato, ha chiesto la moviola, quindi ha chiamato l'arbitro e ha chiesto la moviola. Dovevamo aspettare, c'era un momento di pausa. E dovevamo vedere se l'arbitro me la dava a me oppure... Questa cosa ti ha rovinato la festa, no, o ti ha amplificato il piacere poi? Dovevo essere pronta a metterne un'altra se l'arbitro non mi vedeva l'azione giusta mia. E quindi non volevi sconcentrarti per festeggiare. Sì. Senti, però avevi avuto un presentimento positivo prima di entrare, perché so che nel bagno di quel palasport... facesti un incontro. Sì, sì, nel bagno del palazzetto di Iesi, esattamente, nello certo. spogliatoio. L'ultimo giorno di allenamento io ero stanca, ero nervosa, soprattutto perché prima delle gare, di qualsiasi gara, ma figuriamoci di un mondiale, il nervosismo c'è assolutamente. E quindi stavo dentro lo spogliatoio e mi guardavo un po' intorno e vidi un ragno e una coccinella. Ah. E quindi soldi e fortuna. Ecco. E ha funzionato. Diciamo, se dovesse succedervi, quindi non trascuriamo l'incontro. No, assolutamente. Elisa, sei appassionata, oltre che di sport, anche un po' di moda, perché te ne faremo fare una mangiata. Sì, a me piace moltissimo la moda, le scarpe, i vestiti in generale. Quindi. Poi parleremo di ciò che Elisa Di Francesca preferisce. Adesso andiamo a vedere un momento di moda con la regia di Maila Ferranti e lo styling di Stefania Cempini in occasione di una delle manifestazioni legate a Ancona, una provincia alla moda. Marester! I need
Marester, che nasce a Sassoferrato in provincia di Ancona, una bella eccellenza marchigiana, e adesso ad Ancona per parlare di tagli e acconciature uomo e donna a Moa. Eccolo qua. Anche l'uomo è sempre più esigente. Questo ragazzo abbiamo fatto un taglio corto e laterale che richiama un po' lo stile inglese, sempre più alla moda. Anche per la donna la tendenza è capello corto, sia su linee morbide che linee un po' più decise. Io consiglierei un taglio personalizzato, adeguato alla propria immagine. La donna di oggi è una donna sensuale, una donna anni 70, 80, dove nasconde dietro un'onda la sua seduzione. Marco, molte richieste qui dallo studio per sapere se preferisci le more, le bionde, le rosse, le more chiare, le bionde scure. Basta? Basta. Chi preferisci tu? Preferisco la mora. Sì, adesso non è che perché adesso, sei fidanzato con una mora, esatto, devi dire preferisco. No, sì, è proprio sì, quello sì. Il punto, sì, è sì, proprio sì. Quello il punto, che è bionda, sì. Lei. È proprio quello il punto. Ecco, il taglio di capelli è tuo oppure te lo suggerisce qualcuno? Il taglio è mio, sì. Insieme al mio fedele amico parrucchiere ci inventiamo ogni tanto un qualcosa. Taglio, moda. Siamo con Elisa Di Francisca, campionessa del mondo di fioretto 7 novembre scorso. Elisa, tu però vieni dalla danza classica. Sì. Ti è servito un po', perché in effetti danzate un po' su quella pedana. Molto, mi è servito per la coordinazione. Sì. Io ho iniziato a fare danza a 5 anni, ho fatto danza per un anno e mezzo. Poi però mi stancavo, nel senso che questi saggi con il tutù, sì. Alla sbarra, insomma era un po'... Dopo tre minuti... No? Sì, avevo bisogno di più competizione. Non è vero, per chi ama la danza, non è vero. No, no, è bellissima, la danza è bellissima, però c'è tanta disciplina, tanto rigore, molte regole. Suoni anche pianoforte? Sì, ma quante ne sai? So tutto di te, Elisa, sono il più preparato di... sto scrivendo un libro. Che segno sono? Io cancro, tu? Senti, Elisa, per diventare campionessa del mondo che serve? Più agilità, potenza, forza fisica, creatività, cosa serve? Ma tanto sacrificio, tanto allenamento innanzitutto e poi testa, la scherma è tanto mente, testa, freddezza mentale, concentrazione, come dicevo prima, sì. Quindi quando tiri bene, quando ti vanno bene le gare, sei come in uno stato di trance, sei in un'altra dimensione, come la meditazione. Senti, ti volevo chiedere, di che segno sei? No, Sagittario, lì lo immaginavo, ero quasi sicuro. No, non è vero. Senti, quante ore ci si prepara per diventare campioni del mondo? Quante ore si allena? Allora, l'allenamento la mattina 2 ore, 3 ore, il pomeriggio anche 3 ore. La mattina si fa l'allenamento fisico, che può essere piscina, pesi, preparazione atletica al campo con la nostra preparatrice atletica Annalisa Coltorti, sì. E lezioni con il maestro, mio maestro Stefano Cerioni. E il pomeriggio si tira con i ragazzini in palestra scherma. Avvertenze per una vita da sportivo, la sera a letto presto, mai fare sesso, queste cose qua? No, no. Ma no, diciamo che adesso per lo sportivo, come per tutte le persone, certe volte magari svagarsi un po' fa bene. Certo, sicuramente. Dieta?
Dieta no, no, magari ecco prima dell'allenamento, a me non piacciono tanto le regole, diciamo, prima dell'allenamento cerco di stare attenta, cerco di non mangiarmi, certo. Che ne so, tanta però in tanta effetti canna si può mangiare, non è che devi stare sempre a dieta, dai. No, certo che ecco. Si può mangiare. Sì. Perché un personaggio d'accordo sul non stare sempre a dieta è sicuramente quello che noi abbiamo incontrato grazie alla nostra Diletta Bonifazi a Roma. Stiamo per incontrare un personaggio straordinario, carico di simpatia, sono onorato di averlo potuto avere ospite di TV Centromoda e di farlo parlare di moda prima delle immagini immemorabili. Credo questa sia stata la telecronaca sportiva passata alla storia. Facciamo partire le immagini, non dico niente, immagino lo riconoscerete. Andiamo a vincere ancora! E questo è il K2 italiano! Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia! Vince! E come si dice, per la leggenda e per quali campioni! TV Centromoda, non solo moda, con un altro personaggio straordinario che è Giampiero Galeazzi, che io adoro. Grande Giampiero, grazie per aver accettato l'invito. Sei troppo dolce. Giampiero, tra le donne più eleganti con le quali hai lavorato nella tua lunga carriera? Sai, i vestiti di scena secondo me sono diversi che i vestiti abituali, dove è la moda vera, nel senso il gusto, che dipende dall'umore, dipende dai... nei momenti. Senti Giampiero, tu hai mai in passato o ancora oggi avuto mania per la moda? Insomma, vesti firmato assolutamente o vesti comodo? Non ho mai seguito vesto comodo, non ho mai seguito. Sai, il fatto di mettersi per forza la cravatta, la giacca, le trasmissioni giornalistiche lo trovo molto impaludato, perciò sono per quelli che stanno casual. Piero, nello sport c'è un'attenzione al look, all'eleganza, all'immagine, al di là dei colori sociali delle squadre? E come no? Mentre prima gli allenatori, Pugliese, quella gente lì andava con le tute, praticamente con quelle tute larghe, adesso... vedi dei personaggi, per esempio il primo sono Mancini, no? Sempre pettinato. Il nostro marchigiano Roberto Mancini. Di 10, era sempre molto molto a posto, molto in. Ma non ci sono stilisti che disegnano divise sportive? No, anche giocatore, no? Per esempio Maldini ha lanciato delle magliette, no? Ma lo stesso Vieri. Senti Giampiero, una cosa che una donna deve avere assolutamente per essere eleganti è una cosa che non deve mai avere per essere eleganti. Ma secondo me una cosa importante della donna non è tanto il vestito quanto le scarpe. Sei attento. Sì, la scarpa trovo che sia un tocco in più di femminilità e anche sul sfondo sessuale, guarda che ti dico. Grazie Giampiero Galeazzi. Grazie a voi e alla moda. Nation sanctified, let this be a battle cry. Elisa, è vero che la scarpa deve essere importante per una donna elegante? Tu quante ne hai? Abbastanza, non dico quante ne ho, ma abbastanza. Io adoro le scarpe, appena ne vedo una che mi colpisce, prendo e la compro. Marco è come me, siamo amici, noi in una donna guardiamo come prima cosa sempre le scarpe, la vero scarpa, Marco? La scarpa, è vero, cioè, scarpa, stivali. Senti Elisa, fioretto, sciabola, spada, differenza al volo, facci capire. Allora, è sempre scherma, si parla sempre di scherma, sono tre specialità. Io faccio fioretto, poi c'è la spada e la sciabola. Differenze principali che possiamo capire anche noi normali? La differenza che salta subito all'occhio è l'indumento, come sono vestiti. Gli spadisti sono tutti bianchi, hanno tutta la divisa bianca normale. Noi abbiamo l'elettricità, il giubbetto elettrico che dà l'elettricità, poi che fa accendere l'apparecchio, qui grigio, bianco e grigio. La sciabola e i sciabolatori invece hanno la parte, anche il braccio grigio e la maschera, vale anche tutta la maschera. Delle tre specialità qual è la più difficile tra virgolette, o non esiste una più difficile? No, sono belle tutte quante, sono particolari tutte quante. Difficile, la scherma è difficile di per sé da capire, lo spettatore che è a casa guarda, io stessa faccio fatica tante volte a capirlo, che guarda la scherma in televisione non sa le regole, quindi certo. Si attiene solo a quello che dice il cronista, magari punto dell'italiana, punto del... Quindi capisco che è uno sport molto difficile, a me piace farlo. A me Senti, piace quando non sei lì a farlo e a diventare campionessa del mondo, che sport segui? Ma è lo sport del riposo, del letto, degli amici, del cinema. Non sei del... tifosa in particolare di uno sport? A me piace molto il rugby. Mi piace tantissimo come sport. Sport duro. Sì, sì, piace vederlo. Adesso andrò a febbraio a vedere una partita, mi piace. Petronilla Caciornia anche questa settimana è andata in mezzo alla gente, in mezzo ai marchigiani per chiedere
se tra tronchetto o stivale, qual è il preferito? Vediamo un po' cosa dice la gente. Petronilla. Oh, oh. La domanda di oggi nel nostro spazio Vox Populi è: tronchetto o stivale? Vediamo. Stivale. Stivale. O tronchetto uguale? O stivale. Stivale perché è molto più comodo, lo metto con tutto. Stivale, tutti i giorni. Preferisce di più lo stivale o il tronchetto? Lo stivale, per uscire sempre. Lo stivale. Il tronchetto, perché di solito porto i pantaloni, per cui mi ci trovo meglio, sono più comodi per me. A lei piace più una donna con lo stivale o il tronchetto? Con lo stivale. Molto più interessante. Molto più sexy, no? Non so cosa sia il tronchetto, quindi stivale. O lo stivale? Stivale. Il tronchetto, più elegante. Lo stivale un po' più da ragazzina. Lo stivale, perché esteticamente secondo me è più bello. Tronchetto? Non lo so, più sportivo, si può mettere meglio. Stivale, mi piace di più come veste. Quest'anno il tronchetto, ma anche lo stivale. Lo stivale è un classico, per cui si vende sempre. Il tronchetto, siccome è un articolo moda, si vende un pochino di più. Tronchetto o lo stivale? Assolutamente lo stivale. Tronchetto, lo stivale. Penso che sia anche più elegante. Con lo stivale, interessante e anche più sportivo. A proposito di sondaggi e di opinioni, noi facciamo solitamente un gioco con i nostri ospiti studio. Allora ti coinvolgiamo anche a te, Elisa, in questo gioco. Sei appassionato un po' di cantautori italiani? Sì. Ti faccio due nomi. Povia, dietro di noi, quello dei quando i bambini fanno... E questo è Cristicchi. Chi preferisci tra i due? Chi ti sembra più elegante, laddove l'eleganza è anche la simpatia, la capacità di comunicare, l'eleganza e la capacità di avere contenuti all'interno di una canzone? Povia, mi piace molto. Povia? Molto di più, sì. Sì, mi piace come personaggio. Con il Riccetto non ti... No, Riccetto no, preferisco gli uomini rasati, quindi... Ah, quindi neanche Povia dovrebbe piacere. Però Povia ha dei bei lineamenti, mi piace come personaggio, mi piacciono delle interviste che ho visto. E... Non parlo fisicamente, ma come cantante, Marco, invece tu chi io preferisci? Io andrei per Cristicchi. Per Cristicchi. Per simpatia a pelle, come si dice. Ma Cristicchi lo vedo meglio.
Bene, ritorniamo alla moda e lo facciamo tornando a parlare di calzature con un'altra grande griff che è Gianmarco Lorenzi in questo servizio realizzato estrapolando alcune immagini da alcune sfilate realizzate da Art and Work. Gianmarco Lorenzi, calzature. Immagino quante donne incollate allo schermo per seguire questo momento di moda di un altro grande uomo marchigiano che è Gianmarco Lorenzi e la sua produzione. Siamo con Elisa Di Francesca, campionessa del mondo di Fioretto, segno zodiacale Bilancia che va molto d'accordo con il Cancro. Io sono Cancro. Ho detto Sagittario. Senti, so che hai 4 tatuaggi. Sì, 4. Questo non lo sappiamo in tanti, più o meno posizionati dove vuoi tu, non possiamo... Allora, ce n'ho uno qua dietro il collo, uno un anello, poi uno nel collo del piede e un altro sull'osso sacro. Ah, ecco, e sono portafortuna oppure? Altre stravaganze di Elisa? Altre stravaganze? Un anello che porti sempre, un orecchino che porti sempre, un bracciale. Sì, sono legata a delle cose che però sono mie, delle cose che non uso come portafortuna, è più legame affettivo. Proseguiamo con un altro appuntamento e con un altro filmato che abbiamo realizzato, che meglio per noi ha realizzato Marta Vescovi. Siamo andati all'interno di un'altra importante boutique marchigiana. Buonasera a te Paolo, ai tuoi ospiti in studio e a chi ci sta seguendo da casa. Come dicevi, oggi parliamo di calzature, mi trovo in un meraviglioso negozio di scarpe, il sogno di tutte le donne, e sono con il titolare Giacomo Cash. Ecco, parliamo dunque di scarpe, parliamo di che cosa è andato per la maggiore nel 2010 e delle tendenze per il 2011. La prima domanda: che cosa la clientela ha cercato di più nel 2010, che cosa avete venduto di più? Allora, il must della stagione autunno-inverno che si sta concludendo è stato il tronchetto in tutte le sue varie versioni e in tutte le varie altezze di tacco, dal basso al medio all'alto. Come tronchettini sono andati molto bene questi qui nei camosci e nei colori, soprattutto nel grigio, nel tortora, nel taupe e ovviamente nel nero. Un'altra linea che è andata molto bene è il discorso dello stivale tacco basso con altezze che arrivano leggermente sopra il ginocchio, e anche qui come colori sempre
nel taupe e nel grigio. Camoscio, anche la pelle è andata? La pelle immancabilmente sempre, però il materiale che ha fatto più tendenza è stato il camoscio o dei pellami che vengono spazzolati per dare questo effetto un po' invecchiato. Uomini? Per quanto riguarda l'uomo, l'articolo più di tendenza è stato il polacco, sempre nella versione tipo Clark, da abbinare con pantaloni molto stretti in fondo, e come materiali sempre nei camosci, con colori che vanno dal taupe al marrone al grigio. L'anno è appena iniziato, guardiamo già alla prossima primavera, la prossima primavera estate. Che cosa non potrà mancare nel nostro guardaroba? All'inizio della primavera ritroveremo molti tronchetti estivali nella versione estiva, che però segue la tipologia del prodotto che abbiamo trovato in negozio nell'inverno. Per quello che riguarda la scarpa, la tendenza maggiore sarà il ritorno della forma sfilata e del tacco alto a spillo. Ritroveremo comunque molti plateau nei tacchi alti e una grossa offerta di ballerine. Per quanto riguarda i colori? I colori più importanti per la primavera estate saranno i colori della terra. I materiali novità saranno la vernice, soprattutto nel beige, nel bianco e nel rosso. Per quanto riguarda gli uomini, qualche proposta? Per l'uomo una delle tendenze più importanti sarà il ritorno della scarpa barca, della scarpa da barca, che andrà a sostituire un po' il mocassino delle scorse stagioni. Dunque Paolo, tante proposte per il 2011. Io ringrazio Giacomo Cascia che ci ha ospitato. A voi. E ti restituisco la linea, grazie a te e ai tuoi ospiti. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Elisa, non so quanto tempo duri il festeggiare un successo, ma sei già al lavoro per un altro obiettivo sportivo, immagino. Sì, assolutamente. Dopo il mondiale ho festeggiato qua a Iesi, in una discoteca di Iesi, al Noir, e c'erano tutti i miei amici e lì ho esultato, a differenza di Parigi. Prossimo obiettivo sportivo? Prossimo obiettivo, ci saranno, inizierà la Coppa del Mondo a gennaio, la Coppa del Mondo da gennaio, poi ci sarà la qualificazione olimpica e altri mondiali a Catania ad ottobre. Bene, noi abbiamo incontrato un altro personaggio legato alla nostra regione in qualche modo, perché frequenta spesso la nostra regione. Abbiamo parlato molto di calzature in questo appuntamento odierno di TV Centro Moda e abbiamo incontrato una nostra amica proprio là, nel distretto delle calzature. Prego. Oh, okay. Sara Tommasi, che rapporto hai tu con il mondo della moda? Sei attenta alle marche, alla firma, alla griffa? Adoro vestirmi. Adori farti regalare abiti o andarli a scegliere tu uno per uno? Fare shopping. Fammi vedere come sei vestita dunque, vediamo bene allora, abbigliamento, borsa, allora, acquisto di oggi, di questo afternoon. Fantastico. Stivale di camoscio. Grazie a Sara Tommasi, complimenti, sei brillantissima, divertentissima, a quest'ora della notte è ancora lucida perfettamente. Eh beh, per forza. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Marco, affascinante Sara Tommasi, eh? Interessante Paolo. Attrice tua preferita? Attrice ballerina, cantante, conosciuta. Tu sei fidanzato? Sì Paolo. Sì, sì, diciamo una ragazza... Abbastanza nota nel mondo dello spettacolo. Nota, sì, no, molto brava quello che sì. Fa. E, insomma, il nome sì. Non ce lo dici, dai, no, ho belle capito. Non te lo dico, Paolo, non lo sai, ma non te lo dico. Tu, Elisa, sei fidanzata? No. No? No, e come mai?
Ma aspetto il grande amore. Ma che bello, e con questo aspetto il grande amore noi chiudiamo questo appuntamento di TV Centro Moda, ringraziando come al solito tutti coloro che durante la settimana mi sopportano e ci sopportano, ovvero tutti i nostri amici della redazione, a partire dal nostro regista Lorenzo Leoni, che saluto e abbraccio fortissimo, la splendida Federica Stronati e ancora Sandro Fiorentini, che con il quale è nato questo progetto, Stefania Cempini e Maila Ferranti, direttrici artistiche, Francesco Ferrato che ha curato la fotografia, Petronilla Caciornia, nostra redazione, eccola qua, ciao Petronilla e grazie, tecnici Claudia Massera, Roberto Donzelli, Luca Ciaccafava e Alessandro Agostinelli, nostri operatori. Ciao! Porta fortuna e a tutti voi grazie per averci seguito. L'appuntamento con Paolo Notari è tutte le notti su Radio 1 Rai per la notte di Radio 1. Grazie al nostro Marco che ci ha tenuto grazie compagnia. Marco, ti stringo la mano, grazie davvero di cuore. E grazie alla nostra campionessa grazie del mondo, Elisa Di Francesca. Appuntamento alla settimana prossima. Ciao Elisa. Ciao. In bocca al lupo. Un bacio a tutti. La bellezza è la vita. Quando la vita disvela il suo volto sacro. Ma voi siete la vita e siete il vero. La bellezza è l'eternità che si contempla in uno specchio.